Ciao a tutti e benvenuti. Mi chiamo Saladriel. Stiamo a giocare a Mortal Shell, alla versione beta, che è stata resa free per tutti quanti proprio oggi dai programmatori della Cold Symmetry. Prima di cominciare, se c'è già qualcuno, vi chiedo soltanto di darmi un piccolo feedback sull'audio della mia voce rispetto all'audio del gioco e sulla luminosità dello schermo, perché nel secondo monitor vedo l'immagine un pochettino scura. Non vorrei che arrivasse a voi altri troppo scura, troppo compattata. Ecco, piuttosto aumenterò un attimino la luminosità, se è così. Ok? Allora, non sono blind al 100%, vedete il pulsante continua. Ho fatto un piccolo giro di prova nell'area iniziale del tutorial, ma i primi 5 minuti di gioco, giusto per vedere se la mia povera NV660T fosse ancora in grado di far girare un gioco del genere. Ecco, ho solo regolato i settaggi della qualità. Ciao Pixel Deb, benvenuta, è sempre un piacere averti qua. Ok, dovrei anche aver impostato la chat ad un feedback un po' più veloce di quello del quale eravate abituati con la live che ho fatto di Vaporum, quindi dovrei essere in grado di leggervi e rispondervi non in tempo reale, ma in ritardo di una manciata di secondi e non di mezzo minuto. Ecco. Allora, se i livelli dell'audio sono a posto e non vi dà fastidio la musica, non vi dà fastidio il rumore di sottofondo, io partirei con un nuovo gioco. Nuova partita, sovrascriviamo pure. Conferma. Prova che ho fatto questa mattina. E già da questa schermata si può vedere quanto i personaggi di Cold Symmetry si sono ispirati a Dark Souls. Ecco, e poi c'è questa frase iniziale. Oltre ciò che è familiare, una soglia è... La leggerò poi bene quando saremo in blind nella live di gameplay ufficiale, quando uscirà veramente il gioco. E noi siamo qui. Corpo senza pelle, senza caratteristiche distintive. La prima cosa che mi viene in mente guardando un corpo come questo, ecco, guardiamolo un po' da vicino. Eccolo qua. E a come viene descritto un doppelganger nell'universo di Warhammer. Sì, abbiate pazienza, farò sempre tanti riferimenti a Warhammer quando giocherò Dark Fantasy, ma è la mia ambientazione preferita, è quella che conosco meglio. Un essere fatto di carne e ossa senza pelle, pronto ad assumere le sembianze di qualcun altro. Ok. Iniziamo in questo... in queste rovine, sembra essere un tempio. Possiamo già notare una cosa, che nonostante i settaggi grafici siano ridotti all'osso per poter girare sul mio PC, la qualità non è così male. Ok. Anzi, la qualità è più che buona. L'acqua è resa discretamente bene, ad esempio. Così come lo è l'atmosfera del gioco, ma... ciao Mattia, grazie di essere passato a salutare, sei stato gentilissimo, è sempre molto apprezzato, grazie, grazie, grazie. Vai tranquillo, goditi la domenica, divertiti e passa pure a guardare il gameplay quando vuoi, tanto rimane qua su YouTube e nessuno lo toglie. Ok, superato questo cancello automatico, scusate per il capogiro. Ok, ci viene... viene iniziato il tutorial del gioco, sostanzialmente. E ci viene spiegata come prima cosa come schivare, ok? Siamo immortali in questa zona del gioco, ok? Quindi il gioco ci insegna a schivare, a rotolare via e... indurire la nostra pelle, trasformandola in pietra. Questo è un potere che abbiamo. Per resistere agli attacchi, in questo momento siamo invulnerabili. Possiamo rimanere qualche istante in questa situazione, forse anche di più.
Non possiamo muoverci quando siamo trasformati in pietra, ma diventiamo invulnerabili. Non possiamo farlo di continuo, nel senso che, vedete quella X in basso a sinistra? Ora sono trasformato in pietra. Fino a che il cerchio attorno all'X non si riempie, non posso più farlo. C'è un cooldown su questo potere. Cooldown che bisogna imparare a sfruttare. Qui troviamo la nostra arma. Tra l'altro il nostro corpo è semitrasparente, siamo Petrum, non morto. Che cosa siamo? Ecco, ma è normale. Mi ero promesso prima di iniziare questa live di non concentrarmi troppo sull'esplorazione della lore e dell'ambientazione per lasciarla poi a quando uscirà il gioco ufficiale, ma non riesco a non farmi domande. Che cosa siamo noi? Ecco, ho passato ancora questa soglia testando il gioco con il mio PC. Garden Well Attacking. Ok, possiamo, tra le altre cose, diventare di pietra a metà attacco. E questo ha delle ripercussioni, secondo me. Ok, lo con. Il gioco ci insegna a combattere sostanzialmente. Dobbiamo unire le basi di difesa che abbiamo imparato prima a quelle di offesa che ci sta insegnando adesso. Quindi, attacco leggero, attacco leggero. Di farlo non ci sono riuscito. Dai, su. Come vedete, i nemici sono incalzanti. Non so se questo, solo questo qua del tutorial, ma dubito che sarà solo lui. Ok, vedete? Ci siamo trasformati in roccia all'inizio dell'attacco. Lui ci stava per colpirci. Se ci avesse colpito invece di disintegrarsi, molto probabilmente il suo colpo sarebbe, anzi, certamente, il suo colpo sarebbe rimbalzato contro il nostro guscio e lasciando andare il guscio l'avremmo colpito. Qua non ci sono mai arrivato. Siamo ancora nell'area tutorial, in questo sacrario distrutto e abbandonato. Cos'era, un tempio? Molto grosso per essere un tempio, sembrava più il quartiere di un'antica cittadina o chissà cos'altro. Mortal Token. Mortal Token, consumabile. Utilizza questo oggetto per rivelare i suoi effetti. Ecco, qua abbiamo un'altra caratteristica interessante del gioco. La descrizione, appena lo impugniamo, non ci dice esattamente che cos'è e che cosa fa, come in Dark Souls. È più realistico. Noi stiamo esplorando probabilmente un mondo sconosciuto e dobbiamo imparare con l'esperienza come interagire con questo. È fantastico. Bene, quindi. Ok, perfetto. Con sinistra e destra del pulsante a croce possiamo passare da un oggetto all'altro. Ora non succede niente perché ne abbiamo soltanto uno. Con il pulsante alto utilizziamo gli oggetti. Ci sono i sottotitoli un po' piccoli. Ok, qua abbiamo l'elenco dei gusci disponibili. In questo momento non abbiamo ancora nessuno. Questa è un'altra caratteristica base del gioco. La scopriremo credo più avanti. Dal token. Il prossimo danno subito mentre siamo trasformati in pietra sarà convertito in salute. Se sfruttiamo al meglio la nostra capacità di
di difenderci sincronizzandola con gli attacchi nemici e con l'utilizzo degli oggetti possiamo guarire combattendo. E sprint. Oh, bello. Ok. E facciamo l'attacco in salto. E se uso invece l'attacco leggero? No, interrompe la corsa e fa quello swing. Ok. Andiamo ad esplorare. Magari c'è qualche oggetto nascosto da queste parti. L'ambientazione mi piace, anche se per il momento è molto spoglia. Ma credo che sia perché siamo nella sala del tutorial, sostanzialmente. Qua c'è un altro oggetto. Oh, un altro Mortal Token. Ok. Lo utilizzeremo subito prima di un combattimento. O durante un combattimento, mentre stiamo per subire dei colpi. Oh. Ehi, ora abbiamo della salute e della stamina. Non siamo più immortali, immagino. Quello è il nostro avversario. Ok, vieni qua. Anche lui ha le nostre stesse capacità. Vedete, anche lui si è trasformato in roccia. Aia. Aia, fa male. Ok, vediamo come funziona il nostro oggetto. Avete visto? È rimbalzato sulla nostra pelle e ci siamo guariti. Oh, non gli faccio quasi niente. Ok. Ok, ok, questo gioco è tosto. Bentornato nel mondo dei Souls. No, spammare attacco non serve a niente. Ok. Devo ancora fare occhio alle distanze. Ah, possiamo interrompere anche le capriole e le schivate a metà, fantastico. Ci sta per uccidere. E non che abbiamo fatto praticamente nulla. Dobbiamo morire? Questo che cos'è? Che figata. Ok. Siamo stati divorati da quell'enorme pesce. Ah, guardia. Quel guardiano si è assicurato che noi fossimo in punto di morte prima di essere... della musica, la sentite? Alza un po' il volume delle cuffie. Senti appena. Penso che sia l'equivalente di un falò. Ci siamo risvegliati qua. Probabilmente questo simbolo ci fa resuscitare qua quando moriamo. Scopriamolo assieme. Quindi quando c'è questo battito cardiaco siamo vicini ad una shell, ad un corpo da abitare. Ecco, questa è la caratteristica più pubblicizzata del gioco. Ti svegli, la tua mano raggiunge, si muove verso il basso istintivamente, afferrando un oggetto che ti sembra in qualche modo familiare.
Tardishead, non so che cosa voglia dire, ma questo sigillo ti permette di parare i colpi dei nemici, interrompendo i loro attacchi. Lo stesso sigillo in qualche modo ti avvertirà di se stanno per arrivare degli attacchi che non sono parabili. Infusione del sigillo, guarigione. Questo sigillo sembra essere stato infuso con del potere, dando alla tua parata l'abilità di lasciare il nemico ad un riposto potenziato. Sigillo richiede una grande quantità di risolutezza per alimentare una tariffa. Eseguendo una riposte potenziata, verrei guarito. Spada cava. Puntone meccanico. Acquisisci abbastanza risoluzione? Resolve. Io lo sto. Risolutezza, scusatemi. Acquisisci abbastanza risolutezza attaccando i nemici per attivare questa potente abilità dell'arma. Bumper più right bumper. Quindi quelle tacche arancioni dovrebbero essere la resolve, la nostra risolutezza, da quello che ho capito. Ok. Vado ad abbassare solo un attimo il volume del gioco perché ho visto. E lasciamo solo i dialoghi così. Perfetto. Solo perché ho visto che l'audio di gioco era pericolosamente vicino allo stesso volume della mia voce, quindi rischiavate di non sentirmi. Allora, sostanzialmente abbiamo imparato che possiamo parare. Oh, utilizzando il sigillo stesso. Questo è il tempo della parata. Ok, grazie Pixel Deb. Se è ancora alto, dimmelo che lo abbasso ancora un po', ok? L'importante è che non vi dia fastidio e che sia molto gradevole. Poi, l'importante è questo. Io tanto il volume in cuffia me lo posso aggiustare. Ok, questi sono dei nemici, posso targettarli. Ok, sperimentiamo con la para. Oh, quella è una trappola. Bene, tieni qua. Ok, siamo abbastanza tosti. Proviamo a sperimentare con le parate, dai. Belle le animazioni. Vieni. Tacca. Aia, no, questo era troppo presto. Non sono stato abbastanza veloce con la risposta. E poi l'ho ucciso. Ok. Come va il volume, Pixel Deb? Che bella l'ambientazione, mi piace. Ok. Un liuto. Beh, utilizziamolo. Bello, possiamo suonare il liuto per riposarci. Sì, è un indie Pixel Deb, ma è un indie particolare, nel senso che i programmatori che formano questo team di indie sono tutti ex di software house molto 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 grandi.
Alcuni hanno lavorato, se non ricordo male, a Doom 2016. Forse uno o due hanno militato in CD Projekt Red, che sono quelli di... come si fa a uscire di qua? Che sono quelli di Witcher, eccetera, eccetera. Ok. La pratica rende perfetti. Non dice altro, credo di doverlo utilizzare un po' di volte per scoprire i segreti di questo liuto. Allora, io faccio così, abbasso un po' il volume a livello di registrazione. Ok, perché ho paura che sia ancora troppo elevato e che tramite il gioco non si possa ridurre più di tanto. Ok, ditemi ora se per caso è troppo basso il volume. Ah, grazie Pietro, molto molto gentile e molto benvenuto. Tutto bene? Allora, beh, l'ambientazione è molto carina. È da video più potente, ma presto, molto presto, per quando uscirà il gioco definitivo, verso la fine di quest'anno forse sarò equipaggiato con qualcosa di più potente in grado di rendere giustizia a queste ambientazioni. Bene, muoviamoci. Allora abbiamo un altro di quei piccoletti lì. Questo qua con l'alabarda invece mi sembra più pericoloso. Facciamo attenzione. Ui, no, 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 no. 3 contro 1, no. Uno per volta. Sempre uno per volta. Vieni qua. Sì. Vieni qua. Ah, mi hai mancato. Vieni, 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 vieni. Vieni qua. Colpiscimi. Questa è la mia risposta. Aia! Proviamo a pararlo. Devo imparare a parare se voglio. Eccolo! Siamo usciti dal nostro shell. Ciao Angel. Siamo riusciti a rientrare e questo ci ha guariti. Ma se fossimo stati toccati mentre eravamo fuori dal nostro shell, saremmo morti all'istante. Parato troppo presto. Sono di nuovo uscito. Ah, morto. Fantastico. Fantastico. Ora dovremmo iniziare in quella caverna dove siamo nati dopo che ci ha mangiato il pesce. Ok. E infatti, di nuovo vicino a questo simbolo. Molto bene. Devo imparare i tempismi delle parate, se no... Non ci siamo. Ok, il liuto ce l'abbiamo ancora. Quello che cos'è? Ah, è l'equivalente delle anime che lasciamo a terra. Sono i nostri punti esperienza. Se moriamo prima di recuperarli, li perdiamo per sempre. Ma contro questi non dovrei avere grossi problemi. Ora, voglio impratichirmi con le parate. Vieni qua. No? Perché? Ah, perché non ho la resolve. Non ho la risolutezza, non posso parare. Ok. Questo va male. Non è buona cosa. Allora. Dannazione la trappola, dire che sapevo che era lì. Via. No, 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 no. Perché mi vado a mettere nei pasticci da solo? Morto. Anzi no, uscito dallo shell. E sono morto. Voilà, ho perso tutti i punti esperienza e la risolutezza. Va bene, Luca fa parte del gioco. Se avete visto quegli scatti veloci di telecamera, quasi da capogiro, è soltanto perché stavo cercando di bloccare il nemico, ma essendoci la mia vecchia spoglia in mezzo, il gioco non me lo lasciava, non mi faceva fare il lock-on. Siamo ancora in beta, quindi non credo che sia niente di grave. Però è una cosa che potrei segnalare agli sviluppatori. Ok, allora, cerchiamo di cavarcela un po' meglio questa volta, ok? Perché non posso bloccare il nemico?
No, dai! La trappola si riattiva da sola immediatamente, ho capito. Ok, sei morto. Due numeri in basso a destra sono probabilmente l'equivalente delle nostre anime e di qualcos'altro. Lo scopriremo andando avanti nel gioco. Ora, a me piacerebbe riuscire a battere questo bruto armato di alabarda. E ora. No, 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 no. Due contro uno, no. Due contro uno, no. Perché non riesco a fare. Alloccare il nemico? Ehi. Non riesco. Dannazione. Dai. Ho cercato di rientrare nel mio shell. Ma la trappola ha preso anche me, nonostante fosse già attiva su di lui. Adesso devo capire perché non riesco più a fare il lock sui nemici, questo è un problema grave. Facciamo così. Exit to main menu. Tanto i caricamenti sono piuttosto veloci. Perché se non riesco a lockare i nemici con questo sistema di combattimento che è fatto apposta per battere lockando i nemici, faccio fatica. Continua. Questo è un po' il brivido del giocare le versioni beta dei giochi. Non sai mai che baco ti trovi. Per il momento mi sembra promettere piuttosto bene. Ok, andiamo. Allora, stiamo lontani da quella trappola. Detto. Per recuperare i resti devo andare sulla trappola. Fantastico. Ok, il lock-on funziona, questa è la buona notizia. Aia. Stamina. Ok. Vieni, vieni. Ok, e ci siamo sbarazzati di tutti e due. Ora, come posso recuperarla senza rimanere intrappolato? Facendo molta attenzione. Ok. Boh, qualunque cosa sia, la stiamo accumulando. Ok, adesso molto lentamente. Ah, fa un giro di pattuglia quello, per cui se riesco ad attirare a me questi due più deboli. Poi posso combattere lui da solo senza paura che loro si avvicinino, il che è una gran cosa. Vieni qua. Uno e uno due. La resolve si accumula molto lentamente. Ok, vieni qua, vieni qua. Avvicinati, avvicinati. E proviamo il trucchetto. Vieni qua. Ha funzionato il trucchetto. Bene, vedi che i tutorial servono a qualcosa? Ora, tu, vieni qua. Devo imparare a batterti. Tanto mi sa che ti affronterò tante, tante volte ancora. Vieni qua. E la resolve che ho accumulato dove è finita? Dannazione! Aia! Entra nel tuo guscio. Rotola via.
Dannazione! Si muove, c'è una trappola dietro di me. Devo fare attenzione. Rotto arrugginito. Arrugginito. Scusate, mi sono. Ho un po' di mal di testa da allergia oggi. Un ratto arrostito. Ditemi che serve per guarirmi. Ok. Insomma, risolutezza. Giusto. Ho acquistato un altro oggetto che non ho capito bene che cosa sia. Bene, andiamo avanti. Che cosa c'è? Là c'è un oggetto, c'è qualcosa che luccica. Di solito quelle cose che luccicano sono oggetti. E abbiamo un B. Più via. Allora, questo. Glimpse of futility. Un accenno di futilità. Ok, ritorna immediatamente nel tuo shell quando è consumato. Ok, non è futile. Serve per ritornare immediatamente nel mio guscio quando vengo sbattuto fuori. Ok. Tante. Dà un'opzione tattica non male al gioco. Ok, qui c'è un nemico che custodisce un oggetto. Di qua invece che cosa c'è? Altre vie. Posso arrampicarmi? No. Ok. Bene così. Ok, le animazioni sono molto ben curate, guardate, ci sono addirittura i passi nel fango. Dove? Eccoti. Ok, ti ho buttato giù. Fantastico. Ora. Dannazione. Sono riuscito a parare un attacco, ma. L'altro mi è arrivato dritto in faccia. Ora. Molto bene. Inizia a piacermi questa cosa del diventare di pietra subito prima di un attacco. Ah, e se lo faccio utilizzando l'attacco potente invece che quello leggero, appena vengo colpito. Salto addosso al nemico. Oh, il resolve si abbassa se non combatto. Luce lunare inferiore. Beh, testiamolo. Cosa? Ah, garantisce a chi lo beve una piccola quantità di risolutezza. Ma a costo della loro salute. Fantastico. Utilizzano ancora 3 volte per rivelare altre caratteristiche di questo oggetto. Fantastico. Ok, sono curioso di aiuto io. Sicuramente ha qualche utilizzo. Suoniamolo di nuovo. Ogni volta suoniamo qualcosa di diverso. Vedi Pietro che sto migliorando. Cosa fa? Aumenta la risolutezza? No.
Tutto c'è un tempo fisso entro per il quale sta lì? No. Figo, c'è. Non solo c'è l'avok sugli oggetti, ma se prendo calci lo liuto, lui suona in maniera piuttosto scordata. Questi sono piccoli tocchi di classe che mi piacciono. Ok, qui abbiamo dei nemici. Non abbiamo quasi più salute. Sarebbe un'idea riprovare a parare. Vieni qui tu, non voglio attirare l'attenzione degli altri. Vieni qua da solo. Vieni qui da solo. Vieni, vieni. Vieni qua. Vieni. Devo fare un parry ben. Ho detto, devo fare un parry ben sincronizzato. Vieni da me, vieni da me. Azione. Sono morto. Sì, lo stavo suonando anche con i piedi, il fatto è che lui me le ha suonate. Devo impratichermi con i tempismi di parata del gioco, se no non vado avanti. Oh, Waste Gamer, buonasera. Piacere averti qua. Come ogni buon Souls-like, si riparte dall'ultimo checkpoint. E i punti esperienza rimangono dove siamo morti. Fantastico, bene. È un guitar soul, sì. Un bard soul. No, volevo. Ho schiacciato il pulsante sbagliato. Attenzione. Bard Soul. Danna. Luca, le trappole. L'attenzione, la consapevolezza di dove sei. O studiare il territorio. Ora. Quando quei due nemici mi sono saltati addosso, ho provato a diventare di pietra, ma ho premuto semplicemente il pulsante sbagliato. Ho fatto un attacco a metà e mi hanno tolto quasi tutta la vita. Questo è il prezzo da pagare per essere distratti in un Souls-like. Esatto, stavo per fare un doppio parry. Beh, mi è già riuscito in Dark Souls 2 su un video, quindi è tutto certificato. Però sì, stavo per fare un doppio parry. Guitar Souls. Nel senso che abbiamo a disposizione un liuto, se riesco a ritrovarlo. E non abbiamo ancora capito cosa succede suonandolo, ma deve avere qualche utilità, qualche importanza il suonare quello liuto. E allora, niente, stiamo scherzando sul fatto che un Guitar Soul. Guitar Souls barra Bard Souls, più che Dark Souls. Ok, adesso smettiamola di scherzare un attimo, mi concentro. Ah, sì. Lo sai che quell'attacco lo fa anche Gundyr il giudice in Dark Souls 3 e non mi spaventa? Vieni qua. Vieni qua. Devo imparare a conoscerti e a batterti senza avere paura di te. Ah, ne fai due, maledetto. E hai un minimo di tracking. Fantastico. Ok, ma io adesso faccio così. Vieni qua. Vieni, vieni, vieni. Beccati questo. E questo. Bravo, sei morto? Ok. Vedi, Waste Games. Abbiamo questo liuto. Non mi metto a suonarlo adesso perché ci sono dei nemici, ma. So solo che ogni volta che il mio personaggio lo suona in maniera un pochettino migliore. La descrizione dell'oggetto e la pratica rende perfetti, quindi non vedo perché dovrei smettere di suonarlo. Anzi, la cosa mi incuriosisce e mi affascina. Ok,
particolarmente. Ora, facciamo il giro di qua, dovrebbe essere vicino al punto in cui siamo morti. Spero, no? Noi abbiamo fatto il giro da qui prima. Le due strade dovrebbero unirsi, ma il nostro Shell deve essere lì da qualche parte. Allora, riprendiamocela con questo piccolo accampamento qua. Vieni, forza. Vieni qua. Ok. Tra l'altro, avete notato che quando schivo e rotolo divento parzialmente di pietra? Credo che quelli siano i famosissimi Invincibility Frame, cioè i fotogrammi di animazione, entro i quali sono invulnerabile mentre schivo. Ed è molto carina l'idea di visualizzarli a schermo in modo da non lasciare dubbi al giocatore rispetto a quello che sta succedendo. Ecco, quella lì è la mia sagoma con tutti i miei vecchi punti esperienza e le mie cose. Ora cerchiamo di non morire, per favore. Ma qui il trucco l'abbiamo imparato, che è questo. Ok, il nostro fondo riesce a passare attraverso i nemici, quindi se lo utilizziamo saggiamente. Morto. Bene. Sì, nel senso che quando... allora, ti sei perso la parte iniziale. Sostanzialmente noi siamo una sorta di figura non morta, uno spettro, un misto tra uno spettro e un doppelganger. E abbiamo la capacità di possedere i cadaveri di antichi guerrieri, dei quali acquisiamo il corpo, le abilità e l'armatura. Quando ci avviciniamo agli 0 punti ferita, veniamo letteralmente espulsi dal corpo. Rimasuglio di Tar. Ah, ok, sono come le anime che si trovano in giro di Dark Souls. In Dark Souls, ok, quindi i nostri punti esperienza si chiamano Tar, che non so che cosa voglia dire. Succede anche quando... No, l'Hyper Armor lo sto facendo io, guarda. E in questo modo divento di pietra, e poi mentre premo il pulsante dell'attacco... Aspetta, ora devo sincronizzare bene i due pulsanti. Così, quando voglio o quando mi colpiscono, lascio andare la forma di pietra e parte l'attacco in risposta all'attacco dell'avversario. Una tecnica molto interessante. E dicevo... Quando veniamo ridotti a zero ferite, il colpo successivo, vicino alle zero ferite, il colpo successivo ci espelle dal corpo che stiamo abitando. E noi abbiamo la possibilità di rientrarci dentro. Un'altra trappola, dannazione. Le odio le trappole. Se veniamo colpiti ancora una volta fuori dal corpo. Ah, questi sono funghi, c'è un cooldown prima che ricrescano, è bellissimo. Ok. Succede anche quando colpisco. Oh, sai che non ci ho fatto caso? Proviamo. Questi sono quelli lì tosti, ma ce n'è più di uno. Tanto prima o poi. Vieni qua. Ok. Scivola sull'acqua, per fortuna no. Io finché solo uno riesco ad affrontarlo, ma due per volta non me la sento. No, no, ma smanaccia pure lo spadone senza colpire, eh? Ok. Ho finito la stamina. Dannazione. Ok, questo attacco non era parabile. Quando luccica di rosso così sono attacchi non parabili. E l'abbiamo ucciso. Molto bene. Wildcap. Fa che sia uno strumento di guarigione. Ok, recupera 40 punti ferita. E ci mette 60 secondi a farlo. Un minuto? Tu stai scherzando. Quindi guarire in questo gioco è così difficile? Santo cielo.
E questa fuoriuscita dal corpo miracolosa, abbiamo la possibilità di farla una volta sola, dopodiché veniamo uccisi la seconda volta. Un po' come in Sekiro, dove puoi resuscitare una volta per ogni morte, sostanzialmente. Devo indurirmi, ma ho sbagliato pulsante, ovviamente. E siamo morti. Imparare a non sbagliare i pulsanti. Mi sembra molto ben fatto per essere un. Sì, potrebbe essere lecito e voluto avere poche cure. Devo solo capire, diventando un po' più bravo e non così con questo gioco, quanto in realtà è bilanciata la cosa. Potrebbero averlo voluto rendere veramente tanto hardcore, per capirci. Ok. Tra l'altro, questi nemici qua hanno una stabilità molto bassa, vedete, basta un colpo di spada per sbilanciarli e interrompere i loro attacchi. Oh. Ok. Mentre quel nemico più grosso, armato di alabarda, non è così. Non riusciamo ad interrompere i suoi attacchi. Ma solo se colpisco, però. Perché se provo adesso non lo fa. No, in realtà non ci ho fatto caso. Nel senso che sono troppo impegnato a guardare cosa fanno i nemici per rendermi conto del fatto che divento di pietra dopo aver fatto un attacco. Ora ci provo. No, quello sono io che schivo. Se tu vedi, dopo gli attacchi genericamente faccio una schivata. Un salto indietro per non prendere il contrattacco del nemico in faccia. Dannazione, questo mi è arrivato direttamente sui denti. Poi se c'è questa caratteristica, ben venga, ma non mi è sembrato di vederla. Ecco. Ok, ti prego, un parry. Devo imparare a parare. Oh yes! E mi ha guarito anche di una buona quantità di ferite. Questo è interessante. Questo è interessante, bene. Oh, che bella soddisfazione. Ok. La resolve si accumula molto lentamente. Quindi le parate sono utilizzabili sostanzialmente solo con i nemici più grossi o contro i gruppi di nemici. Ma non ho abbastanza stamina per fare tutti gli attacchi che vorrei contro questi. Vieni qua. Ok. Si è preso paura? Ok. Sì, la meccanica di cura di Bloodborne, ma solo per i contrattacchi, quando hai la runa quella che ti fa guarire con il contrattacco, perché sennò i contrattacchi in Bloodborne non ti guariscono di base. Almeno non mi sembra di ricordare, ecco. È riuscito a prendermi lo stesso. Smanacciare. Eh sì, devo fare stun e parry a manetta. L'unica cosa è che i parry li puoi fare solo se hai la barretta gialla sopra la salute. Almeno una barretta gialla sopra la salute che è piena. Se no, non la puoi fare.
Azione. Io e la mia. Abitudine di fare attacchi pesanti. Poi gli attacchi pesanti sono, se possibile, ancora più lenti che in Dark Souls 1. Tad, la trappola. Questo è Barbino, però, mettere la trappola vicino. No, che cosa fai, Luca? Ok, però sì, non è stata stupida come idea. Perché adesso ho una barretta intera di Resolve e quella non dovrebbe andarsene. Ok? Quindi, esatto. Avete visto? Se la barretta non è piena e smetto di combattere, la Resolve diminuisce. Se la barretta è piena, la Resolve rimane lì e aspetta di essere utilizzata. Interessante. Ci vorrebbe un radar di trappole? Sì, sarebbe veramente l'ideale. Magari se c'è una classe Ranger o un guscio Ranger in questo gioco. Allora andiamo subito a recuperare questo. Ah, un'abilità del genere, perché no? Questo che cos'è? Spectral Token. Ok, non ho intenzione di usarlo adesso così vicino dei nemici. Allora, tu, vieni qua. Ok. Vieni qua, vieni qua. Nel senso che io l'ho già usato due volte. Non so che cosa possa servire. La descrizione non dice un granché. Devo provare a usarlo ancora un po' di volte. Perché una caratteristica bellissima di questo gioco è che più usi gli oggetti e più impari come funzionano. Il che è fantastico. Soprattutto in un Souls-like. Vieni qua. Colpiscimi. Aia, che male. Sarebbe il momento di fare un parry, ma non ho il cuore di farlo, perché se mi tocca mi uccide e sono già stato espulso una volta dal mio shell, quindi no. Ok, rolla. Bravo, così. Ah! Dannazione. Ok. Devo smetterla di avere paura. Perché secondo me è tanto quello. Va bene. Se io inizio a suonare il liuto, vedi? Prende un altro livello di familiarità. Lo uso un'altra volta. Però non mi dice niente. Vedi? Uno per vuol dire che è un liuto. Uno penso che sia a livello di familiarità. Sì, se lo porta dietro. Gli oggetti non li perdi quando muori, a quanto pare. Ok, ora, questa parte qua dovremmo riuscire a passarla un po' più velocemente, senza farsi fregare però. Perfetto. Vieni qua tu. Dammi un po' di resolve. Ho bisogno di risolutezza.
non abbastanza da fare una barretta. Ok, va bene. Ora, voi due. No, 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 che cosa è successo? Vieni qua, vieni. Ok, e con questi abbiamo pochi problemi, a meno di non fare errori grossolani. Allora, vieni qua, vieni qua. Condiri in miniatura, vieni qua. Ok. Me lo locchi? Non fa più lock on. Fantastico. No, non locca più l'avversario. Ok, questo è un baco piuttosto serio. È pesante. Vieni qua. Dopo un po' perde la capacità di... Ah, ok, ora l'ha loccato. Non capisco in base a che cosa non riuscivo a loccarlo. Colpisci. Dannazione. Non sono in una bella situazione. E non ci sono neanche i falò ai quali... Forse da vicino non funziona il lock. Sarebbe veramente pessimo. Però sì, è un'idea, perché tutte le volte che non ha funzionato ero molto vicino al nemico. Non è che possa rigenerarmi tipo come se riposassi a un falò? No, eh. Uso il liuto qua? No, no, no. Intanto abbiamo provato. Il bello di questi giochi sono anche i misteri da scoprire. Ora, è possibile rushare fino a dove sono morto? Per recuperare tutto quanto? Proviamo. Qua c'è una trappola, giusto? Oh sì, ma c'è una guarigione. Ok. E mangialo, bene. Ok, così recuperiamo un po' di energia vitale. Ora, lì dalla trappola non ho voglia di fare il giro. Siamo di qua. E sbarazziamoci di questi. Dannazione, ho sbagliato il tempismo. Ok, ho semplicemente perso tutta l'esperienza, ma non è un grosso problema, nel senso che nelle fasi iniziali di un gioco del genere, più che l'esperienza del personaggio conta l'esperienza del giocatore. Ed è quello che ci stiamo facendo, sostanzialmente. Ora, proviamo a vedere se è vero quello che dice Pixel Deb, cioè il lock non funziona da vicino? Proviamo. Provo ad avvicinarmi ad un nemico, più di quanto mi avvicino di solito. E provo a loccare. No, funziona da vicino, non è la vicinanza. È una sorta di baco a questo punto. Ah, la trappola!
Sì, può darsi che diventi l'arma più forte del gioco, chi lo sa. Può anche essere. Se diventa un liuto vampirico in un'ambientazione come questa, vuol dire che diventa un'arma piuttosto potente, sì. No, non ti fa. Il male che fanno anche semplici attacchi di nemici così base. Devi smetterla di distrarti. No. Adoro questo genere, ma non sono un genio nel giocarlo, sia ben chiaro. Ci metto molto tempo a diventare bravo in un gioco così. E mi piace proprio per questo, proprio perché senti che l'andare avanti nel gioco dipende non tanto da quanto diventa più potente il tuo personaggio. Vedete che adesso non fa più il lock? Ma dipende anche tanto da quanto diventi. Ah, ora lo fa. Boh. Dipende tanto anche da quanto diventi bravo tu a giocare. E sì, inseguimi. Ok. Ah, sì, credo che le speedrun vere, davvero hardcore gamer, si faranno senza shell e no hit, ovviamente, ma. È ovvio. Credo che tantissimi hardcore gamer non aspettassero altro che un'occasione del genere con un gioco così. Probabilmente faranno anche le run no lock, visto che continuano a non riuscire a lockare il nemico, semplicemente. Cerchiamo di essere un po' più proficienti, vi va? Ora, mi locchi il nemico per favore? No, non hai intenzione di loccarlo. E combatteremo senza lock. Buona fortuna, Luca. Sbaglio o. Le altre volte il lock era partito quando ero più in alto dell'avversario? No. Ok, allora è il momento di scoprire come funziona il resume del game. Mi riporta. Direttamente dove sono o mi riporta al punto di partenza? Perché ho visto l'altra volta che facendo così si resettava il bacco del lock. Continuo. Sinceramente, sicuramente ci saranno degli oggetti che saranno più potenti quando sei cadavere tipo fiamme oscure della piromanzia o le armi Hollow di Dark Souls. È possibile? Se l'hanno fatto. No, mi riporta qui. I nemici sono morti. No, fantastico. Perlomeno funziona adesso. Adesso funziona il lock del gioco. È probabile che ci siano oggetti del genere. Sarebbe semplicemente sensato se li avessero inseriti. Oh, Luca. Ok. Giocalo come se fosse Bloodborne. Non farti colpire. Ecco,
appena detto Bloodborne e non farti colpire nella stessa frase, e questo è quello che succede. Sto ancora imparando, ragazzi. Ah, ha risuscitato i nemici, ma allo stesso tempo ha tenuto conto del fatto che ero già morto. Ancora cercando di adattare il mio stile personale di gioco alle meccaniche. Dopodiché dovrei riuscire a fare un piccolo passo in avanti. Livello di bravura. Ecco. Allora. Certo che anche tu, se li tratti così. Ok, ora. Intanto, parlando di nuovo di estetica, il design del cavaliere che stiamo usando è fantastico, semplicemente stupendo, mi piace un casino. Devo imparare anche i tempismi di recupero della forma in pietra. Non c'era ancora. Ok, ora ce l'ho. Fantastico. Ora, facciamo così. Perfetto, guadagniamo un po' di resolve. E alleniamoci a parare. Ok, quell'attacco non credo di poterlo parare nella maniera più assoluta. E ne fa sempre due, uno dietro l'altro. Cioè, sempre. Sovente ne fa due. Vieni qua. Sbagliato completamente tempismi e tutto quanto. Ciao, Angel. E sono morto. Ciao, bella. Ok. Rifare. Mi chiedo perché ogni tanto rimane il nostro cadavere. Non funziona di nuovo il lock. Dai. E di nuovo rotto. Ora, non è il pulsante del mio joypad perché se no non girerebbe la telecamera. Rotten food, cibo andato male. Options. Questa funziona qui. È probabile che perda la possibilità di loccarsi quando c'è un nemico che muore. Perché cerca di loccarsi a qualcun altro, non trova nessuno e rimane incastrato in se stesso. Santo cielo, che male. Ah, l'ho fatto prima, io l'affondo. Sono più veloce io. Spectral Token. Che cosa fa lo Spectral Token? Lo sappiamo già. Utilizza questo oggetto per rivelare i suoi effetti. Proviamolo. Sono curioso.
Venire colpiti quando sei trasformato in pietra, cosa che fa? Venire colpiti quando sei trasformato in pietra aumenterà il danno del tuo prossimo attacco. Questo è interessante. Vediamo quanto guarisce il cibo. Ok. Ci guarisce a costo della nostra resolve. È da usare quando siamo senza resolve, sostanzialmente. Ok. Dannazione, la stamina, non avevo contato la stamina. Ah no, quello non era cibo, me l'ero confuso con il ratto. Ho visto l'icona e credevo fosse il ratto arrosto, invece no. Ok, a questo punto le guarigioni non sono più così rare. È un po' per tutti i gusti. Letteralmente, visto che sostanzialmente si tratta di cibo da mangiare. Abbiamo aumentato la familiarità con questo oggetto. Abbiamo guadagnato un altro insight sull'oggetto e quindi gli insight a volte sono descrittivi, non tecnici. Qua ci sta dicendo che germoglio dove è versato del sangue, quindi vicino ai cadaveri. Fantastico. Non è utile da usare in combattimento, ma attacchi, Luca, gli attacchi veloci. Devi usare gli attacchi veloci. Una rana bollita. Un altro tipo di cibo che sicuramente avrà degli effetti diversi. Aumenta la rigenerazione di stamina per circa 3 minuti. Fantastico. No. Di nuovo il lock. Riesco a lockare il nemico. Sono stato troppo lento a diventare di pietra. Se cambio impostazioni del lock, lui dovrebbe ritornare a funzionare. Fatemi vedere. No, manco per il cavolo. Sì, ora funziona. Il tabacco devono risolverlo. Ora, ho qualcosa che mi guarisce? No. Quanto tempo ci mette a ricrescere quel fungo? Vediamo. Metà del cooldown. Ok, dai, vieni. Vieni qua. Ma ne è pure intrappolato lì. Io non voglio saperne di tornare in quella trappola. Ho
Ok, facciamo un giro dall'altra. E questa volta, invece di procedere verso i due tipi armati di alabarda, sicuramente ci uccideranno. Procediamo in questa direzione, così esploriamo qualcosa di nuovo. Ok, uno spectral token, interessante. E quello chi è? Un NPC. E c'è un gatto sul tavolo. Ma ciao. Abbiamo la possibilità di accarezzare il gatto. Ok, questo gioco è ufficialmente da 10 più. Allora, andiamo a raccogliere cosa c'è qua. Ok, un altro fungo. Beh, mangiamocelo. Non sei un esemplare raro? Certainly not one of those boorish fanatics. Welcome then. I'll warm some tea. In the Gentilissimo. meantime, why not take a look at my wares? Sì. I'll gladly accept any tar as payment. Quindi si paga in punti esperienza, sostanzialmente. Allora, cosa possiamo comprare? Terrato arrostito, quella bevanda che ci dona Dolve al costo di punti ferita. Un altro liuto. Un acido. Un raro acido utilizzato per potenziare le armi. Sentite le fusa del gatto, non sono i miei che sono qua vicino al microfono, è proprio il gatto del gioco. Ok. Quindi possiamo potenziare le armi con l'acido. E questo che cos'è? Fitta 500, io quanto tar ho? 600. Compriamola. Sono curioso, sono qui apposta per provare. E usiamo questo oggetto. La prossima parata ti dà indietro del resolve. Fantastico. Bisogna avere del resolve di partenza per poterlo fare. C'è ancora qualcosa che mi sfugge nelle meccaniche di questo gioco, evidentemente, perché sfruttare il resolve per il momento è troppo difficile. Ora, di nuovo, invece di andare ad affrontare questi due, facciamo il giro largo da questa parte. E andiamo a vedere dall'incrocio principale cosa c'era nella direzione opposta, a sinistra. Cioè di qua, sì, alla nostra sinistra che poi diventa la destra quando si arriva dalla zona iniziale. Che cosa c'è di qua? Così abbiamo qualcosa di nuovo. Si può tornare in questa direzione? Che cosa? Pacchi a distanza? Ci sono degli arcieri? Sì, c'è un arciere, guardatelo là. Da questa direzione l'ho vista. Va bene. Ok. Procediamo. E qua. E beccati questo. Molto bene. Che cosa?
È una balestra. Strieri. Ah, tu non l'avevi visto? No, ma io l'ho sentito più che vederlo. L'ho sentito sulla testa. No, non cadere, non cadere, Luca. Non cadere. Ok, sì, ci sono degli oggetti da raccogliere, ma prima sbarazziamoci di questi nemici. Vieni qua. Quanti siete? Due. No, 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 vieni qua, vieni qua. Via, di qua. Sei morto. Tra l'altro, per essere dei balestrieri, azione, sono piuttosto forti anche in corpo a corpo. No, no, non cadere. Don't you fall down. L'ho fatta. Sì, bene. Possiamo scendere giù senza ammazzarci di qua? Esatto. Ah, vedete, siamo arrivati alle spalle di quei due belli imbusti lì. Ok, li abbiamo girati. Non ho nessuna intenzione di affrontarli adesso. Servirebbe... Dove sei? Vieni qua. Del cibo mi servirebbe qualcosa per guarire. Ok, una rana. Rana, no, non serve per guarire. Non mi fido, ho troppi pochi punti ferita. Quei due custodiscono qualcosa, dannazione. Nonché custodiscono la via di passaggio per andare avanti, perché vedete, allora, quell'altura con quell'arcata è dove c'è il mercante, ok? Noi siamo arrivati di qua. Esatto. Lì dietro c'è l'accampamento e quindi siamo obbligati a passare da quei due. Fantastico. Allora, vediamo se riusciamo a... Non c'è niente. Ah sì, c'è un oggetto là, eccolo. Me lo sono dimenticato, proprio me lo sono perso. Ok. Guento di Tar. Allora, vediamo se dal mercante troviamo degli oggetti di guarigione. Ciao Pietro. Allora, qui c'è morte. Tanta morte. Discendiamo di nuovo di qua. Non passiamo dove ci sono i due belli imbusti. Lì non si può andare, vero? No, non conviene.
Quindi facciamo il giro di qua. No, possibilmente dall'altra, così non li svegliamo. E andiamo dal mercante, vediamo se ha qualcosa da darci per recuperare punti ferita. Ok? Essere anche in grado di correre. Sapere come si arriva lì sopra. Facendo il giro dal mercante, ovviamente. Qua c'è un fungo. Sarà rinato? Vediamo un po'. Se così è, abbiamo la possibilità di recuperare un po' di energia. Che non è male. Se riesco a non cadere nella trappola. Ok, ce l'abbiamo. Fantastico. Consumiamolo immediatamente. Ok. No! Ho usato l'altro fungo ed è velenoso. Rientra subito nello shell. Abbiamo un fungo velenoso, fantastico. E l'altro? No, ma io... Scusate, qua ho ben raccolto un fungo che prima mi faceva guarire, no? Ah, perché non me l'ha messo nella cintura? Ok, devo scegliere cosa sostituirlo. Mettilo pure qua al posto di questo che non mi interessa. Ok. Prendo come funziona. Fantastico. Ora facciamo un giro di qua. Saliamo su. E poi vedete che a sinistra c'è quell'oggetto. E secondo me è raggiungibile facendo il giro così, girando di qua, passando da qui, ma come faccio? Si arriva lì. Qua? Ma non posso arrampicarmi? E come c'è? E tu hai... Voglio funghi velenosi, però come si arriva da lì? Qua è di qua. In salto? Passa. Ok, cosa mi puoi vendere, ragazzo? Shall we engage it? I'll gladly accept any Va tar bene. as payment. Allora, facciamo così. Compriamo del ratto arrostito. Shall we in I'll gladly accept any tar as payment. Molto bene. Ok. Ora, vogliamo procedere, non ci rimane che tra questi due. Molto bene. L'importante è che funzioni il lock, tanto per cominciare. Dopodiché, vieni qua. Dai, su, vieni. Vieni. Ok, santo cielo, che male.
Allora, inizia a guarire. Sei morto. Ok, molto bene. Aspetto che le guarigioni facciano effetto e poi affronto anche l'altro, non prima. Questo potrebbe essere un difetto, secondo me, cioè chiacchieriamo un po' mentre aspettiamo che si rigeneri la salute del nostro personaggio. E il difetto è proprio questo, che mentre le estus in Dark Souls sono limitate, ma sono istantanee o quasi, e ad esempio le gemme di Dark Souls 2 davano un regen, sì, non erano istantanee, ma erano molto più veloci di queste. Guardate quanto tempo ci mette il nostro personaggio a guadagnare ferite. Parecchio. Questo potrebbe essere un problema. Ok, se uno deve aspettare troppo tempo, troppe volte, magari in una zona che fa fatica ad aspettare, rimane decisamente penalizzato. Dai. No, non mi colpire di nuovo. Ok. Questa si chiama abilità. Dovevo dargli due colpi, non tre. Due colpi e schivare. Perché se do tre colpi mentre carica quell'attacco e poi schivo, schivo in ritardo. Ok, ora che abbiamo esplorato tutto il resto, posso evitare di fare tutto il resto, tutto il giro, e vado diretto da loro due. Non fa una piega. Il resto l'abbiamo esplorato, abbiamo raccolto bene o male gli oggetti che ci sono. Abbiamo scoperto le varie vie. Ah, sì, non puoi parare senza resolve, Luca. Così posso dedicarmi a superare quei due belli imbusti e a scoprire cosa c'è dietro. Ok? Facciamo che fare così. Vieni qua. Intanto muori, muori. Vieni a combattere più in qua però, perché sennò arriva il tipo con l'alabarda e sono poi dei problemi seri. Ok. Bene. Vieni qua. Vieni a prendermi. Devo imparare ad affrontarti senza patirti. Un colpo per volta, come si fa con Gundyr. Ok. Per chi se lo chiedesse, Gundyr è il primo boss di Dark Souls 3, sostanzialmente il boss all'inizio del tutorial, non alla fine. E ha un'arma identica a questa e un moveset del tutto simile. Compresa la doppia. Il doppio fendente verticale di alabarda. Però con questo personaggio va affrontato in maniera completamente diversa. Cambiano completamente le meccaniche e le tempistiche. Tanto la spada passa attraverso i nemici senza colpirli. Può essere pericoloso. Allora, se adesso arrivo qua,
Mi becco tutti quelli che arrivano da sinistra? Spero di no. Vediamo. Vedo tra l'altro una domanda. La fluidità del video dello streaming com'è? Buona? Perché vedo in questo momento che il software di codifica è un po' in difficoltà. Più che altro la scheda video è un po' in difficoltà a campionare lo schermo e contemporaneamente. Ogni tanto laggo, sì, ok. Non è un problema di connessione, ma è un problema di codifica video. Facciamo così. Me ne sono accorto adesso, abbiate pazienza. Options. Video. Mettiamo tutto al minimo. Perdiamo un po' di qualità video. Sembra un gioco per PlayStation 3 praticamente adesso. Però dovrei smetterla di laggare. Ditemi se è più fluido così. Anche solo per capire quanto posso chiedere alla mia scheda video. Ecco. Ok, non voglio svegliarli tutti e due assieme. Uno per volta, basta e avanza. Vieni qua. Ok, vedete? Non devo incaponirmi a colpire a raffica. Un colpo così e poi me ne vado. Se no non ho abbastanza stamina per schivare il colpo che lui poi sta per tirare. Fantastico, ucciso. Superior Moonshine. Quello inferiore è quello che mi dà la resolve al costo di punti ferita, va bene? Ok. Sapete, penso che il parry vada utilizzato con armi più lente o con personaggi che hanno più stamina. Perché con questo davvero faccio veramente fatica. Ohia. Vedi Luca, parli mentre combatti. Questo non va bene. Faccio veramente fatica ad accumulare abbastanza. Che male. Alzati, alzati. Ad accumulare abbastanza resolve per riuscire a fare dei parry degni di questo nome. Vieni qua. Via di qua. Via di qua. Ok, bravo. Ok, passo di nuovo a diventare di pietra. Così. Due. Ed è morto. Ok. Recuperiamo un po' di punti ferita. Ora. Andiamo a vedere cosa c'è qua. Sì, raccogliamo il fungo. Ok. E qua va ripulito comunque il villaggio, l'accampamento, perché sennò questi ci attaccano. Di qua è dove c'erano i balestrieri. Qui non ci siamo ancora andati. Ah, sì, è dove c'erano i balestrieri. Fantastico. No, non voglio lottare contro i balestrieri. Questa mi interessa utilizzarla invece. E ritorna nel tuo. Ciao Waste, grazie di essere passato. Buona continuazione di giornata e alla prossima. Ok. Combatto.
così male e non faccio attenzione a quello che faccio. Allora. No. E così non ha più perso fotogrammi. Facciamo così allora. E se metto il menu di gioco, lui continua ad andare avanti come Dark Souls. Fantastico. No, non mi prendere. Così. Aia. Aia. No, farmi buttare giù da... Buttare giù da un tizio così? No, per favore. Vediamo cos'altro mi dice sul Wildcap. Però prima voglio fare un altro test. Allora, quality preset, medium, shadow quality, texture quality. Questo lo mettiamo sul low. Questo lo mettiamo sul low. Questo lo mettiamo sul low. Ok, vediamo un po'. Va un po' meglio e vediamo se torna a laggare. Il nemico è lì sott'acqua. Ok, facciamo attenzione. Allora. Dunque. Dannazione. Rana velenosa. Oh, un checkpoint. Dimmi che è un checkpoint, ti prego. Devo suonare il liuto qua? Come devo fare per attivarlo? Dobbiamo suonare il liuto, allora. No, aspetta, mettiamoci proprio davanti. Sembra di no. A meno che non si attivi da solo, basta passarci davanti? Strano, di solito i giochi te lo fanno capire quando riesci ad attivare un checkpoint. Questo che cos'è? Mi fa vedere questa statua come una cesta? E cosa ho raccolto? Ho raccolto... Posso utilizzare quell'effigie soltanto se ho più familiarità con il guscio che sto indossando. Andiamo. Anche se mi piacerebbe fare questo checkpoint. Ok. La prima area.
E facciamo un giro molto veloce qua dentro. Poi siamo a quasi 2 ore di episodio. Ecco. Veglia la sorella. Eager for another taste, foundling. Not so hasty. Not all places are as friendly as Fulcrum. Ah, quello There sarebbe stato un won't be any posto. merriment around a bonfire here. Those who dare call this place home. Poi vi spiego perché All that rido. remains are scavengers gnawing on bones. An intruder like yourself will not be welcome. So then, would you like another sip? Sì. Sorseggia il divino Tar. Ok, sì, scopriamo il nome del guscio che stiamo abitando. The brigands pointed us toward the temple. Shunned by the devout, their allegiances lie to those who offer tar or spirits. They entertain themselves with drunken antics or violent cruelties. They know better than to attack us. But they followed us at a distance, hoping for scraps. Ok, è interessante. Questa era l'altra parte di meccanica che avevo sentito, ma vederla funzionare è tutta un'altra cosa. Per avanzare di livello non abbiamo delle statistiche come negli altri giochi di ruolo, ma dobbiamo entrare più in sintonia possibile con il guscio, con il cadavere che stiamo indossando. Spendendo punti di esperienza affiniamo questa fusione con il cadavere, con il guscio che stiamo indossando, fino a scoprirne dei ricordi. Questi ricordi sbloccano abilità. Sante. Il primo ricordo è il nome. Quasi tutte le abilità bloccate nella demo, giustamente. E si paga con due monete. Una è il tar e l'altra sono i glimpse. Gli accenni, le idee appena afferrate. Ok. Esatto, l'effigie di Arros. A questo punto sono curioso di usarla. Si può usare solo a serve per guadagnare. Is already inhabited. Si serve per abitare un altro guscio. Fantastico. Allora, non è che adesso riusciamo ad abilitare checkpoint? Molto cinematografico il gioco. Perché quando ci avviciniamo ad un'uscita la telecamera si blocca, si abbassa e si proietta verso la distanza. Ok, il checkpoint è attivo. Perfetto, quindi d'ora in avanti quando moriamo torniamo qua. Questo è interessante. Ok, rientriamo. Allora. Facciamoci un primo giro nelle caverne. Poi ci torneremo in un altro episodio. Questo.
Possiamo potenziare la nostra arma. Bene. Ciao Pixel Deb, buona serata anche a te, grazie a te della compagnia. È sempre bello averti qua. Ci vediamo alla prossima. Ciao ciao. Qui abbiamo un altro shell. Bene. Questo potrebbe essere un ranger. Abbiamo molta più stamina. No, parecchio no, è un femminismo, ma oh, e qua ci sono delle altre armi. Questa è una sorta di hub. Scusate, questo credo che sia una sorta di hub nel quale possiamo cambiare shell e armi. Possiamo portarci dietro soltanto un'arma per volta. Che quest'arma può essere potenziata in maniera diversa. Ok. Questo personaggio ha più mobilità, e molta più stamina. Va bene, proviamo ad affrontare questi nemici con queste armi e questo personaggio. Dopodiché ci salutiamo. Mordi la pietra. Aia. Sono attacchi velenosi questi, fantastico. Vieni qua. Ok, sì, così guadagniamo resolve molto più velocemente. Con questa effigie possiamo. Oh. Quindi. Abbiamo l'effigie di Arros e possiamo ridiventare Arros. Quando troveremo l'effigie anche di questo guerriero e conosceremo il suo nome, potremo abitare, passare da un cadavere all'altro. Da una shell all'altro senza dover tornare al lab. Non so se poi la stessa cosa si può fare anche con le armi. Bene, 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 bene. Ok, allora, ad un primo giudizio, tenendo conto che è una beta, piace parecchio questo gioco. Non rifinito come può essere rifinito Dark Souls 3, finito nel senso di pulito, di curato, ma diciamo che le dimensioni dei due team di sviluppo possono essere notevoli, quindi per il resto ok. Ma mi piace, ha delle bellissime idee implementate bene,
combattimento mi sembra buono. Devo imparare ad abituarmici, ma mi sembra molto molto buono. Ci piace parecchio. Molto bene, allora. Signori, è stato come al solito un piacere avervi qua. E ci vediamo alla prossima. Sicuramente continuerò questo first contact con Mortal Shell, con la beta di Mortal Shell. Non so se è una sera di queste settimane o se è fine settimana prossimo. E andremo fino alla fine, fino a, alla fine di queste cripte, dove so esserci un semi-boss, un mid-boss, che poi fa da boss finale della beta, se non ho capito male. Signori,